Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi e da G, siamo qui ritornati su Brawl Stars nel nostro carissimo account in cui non possiamo riscuotere i premi del cammino dei trofei. E quindi ragazzi, dato che non possiamo riscuoterli, ci pensiamo noi a premiarci. Sì, è abbastanza triste il fatto che mi vada a premiare da solo, però è l'unico modo per prendere qualcosina, dato che non possiamo prendere la roba del cammino dei trofei. E raga, non so se l'avete vista l'offerta occasione, che è tanta tanta roba, è veramente un'occasione perché ha il valore per 4. E io direi che al raggiungimento delle 300 coppe ce le andiamo a shoppare e abbiamo un sacco di brawler da poter potenziare, ma soprattutto da trovare. Ci manca ancora un epico e due mitici. E non so se avete visto, ma abbiamo tre brawler a livello 9 di cui possiamo trovare le abilità stellari e tanti altri brawler da poter potenziare. Quindi ragazzi, rimanete sintonizzati perché quelle 10 megacasse ci torneranno davvero utili, mi raccomando. Lasciate tanti bei mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Andiamo a mettere pronto, possiamo giocare unicamente a raffagemme, dato che non posso riscuotere, ripeto, i premi del cammino dei trofei e le altre modalità si sbloccano tramite il cammino dei trofei. E quindi niente, ragazzi, quindi niente. Allora, abbiamo un El Primo e un Colt, e contro abbiamo due Colt e un bombardino che però stava fermo. Si è iniziato a muovere solamente adesso. Ok, va bene, chiaramente molto meglio per noi. Allora, doppio Colt molto particolare come cosa, perché è vero che siamo a basse coppe, ma in realtà con Leon, nello specifico, quasi 300 coppe le abbiamo, quindi tanto basse alla fine non sono, ecco. Sono bassine, ma non troppo. Quindi mi pare strano che va ancora a trovare dei brawler doppioni, perché come sapete non possono esserci brawler doppioni. Quindi, boh, un po' strana come cosa che ancora trova sopra le 300 coppe molto facilmente il doppio Colt. Perché anche negli ultimi video che vi ho portato di questo account abbiamo trovato un sacco di doppi Colt, sempre Colt, raga. Non lo so, queste coppe va di moda Colt. Ok, va bene, buona a sapere. Bravo il Colt, mi sta per far fuori. Mi sta per far fuori, non siamo riusciti a doggiarlo. Ah, facciamo un po' di questo e lo freghiamo noi così. È lì il nostro Colt se la deve vedere da solo, purtroppo non ce l'ha fatta ed è stato un bene perché almeno ci siamo presi noi le gemme e ce ne stiamo belli tranquilli qua giù a tenerle. Molto bene, molto molto bene. È successo proprio quello che doveva succedere. Colt ha preso tutte le gemme, io ho pushato, a un certo punto il nostro Colt è morto e io mi sono potuto prendere tutte le gemme. Una cosa top, raga, una cosa veramente top. Detto questo, ci siamo portati a casa la prima vittoria. Io direi che possiamo continuare con loro qualora vogliano continuare. Vediamo un attimino. Ah no, tra l'altro ragazzi, quasi a 200 coppe, non a 300, perdonatemi per prima. Ma comunque, grado 12 non sono le 20-30 coppe che sono bassissime. Quindi lì si trovano tantissimi doppioni tipo Shelly e quella roba lì. Eppure stiamo trovando sempre Colt doppioni. È un po' strano come cosa. Comunque, raga, alla fine hanno quittato tutti e due. No! È lo stesso Colt di prima. Io avevo premuto per rigiocare, lui ci ha lasciato. Infame. Non ha voluto continuare, chissà perché. Mazza. Eppure non ho giocato male, cattivo Colt. Continua a giocare, ma ci voleva lasciare da soli. Va bene. Mentre l'El Primo ha quittato e non l'abbiamo rincontrato. Perché l'El Primo avversario anche non dovrebbe essere quello che ha giocato prima con noi. Allora, questo Colt sta fermo, MSG. Qui sono morti un po' tutti. A questo punto, se sto Tiago non si va a prendere gemme, ci penso io. Questo è il primo, andrà giù, molto bene. La Nita ci ha messo l'orsacchiotto che ci ha protetto. Tiago ci è andato a prendere pizze. La nostra Nita, ragazzi, è andata a prendere pizze. Ho ucciso la loro Nita prima che giocasse l'orsacchiotto. Questa è stata una buona mossa, a mio parere. Non sono riuscito a far fuori il Colt e me la sono rischiata abbastanza. E qui me la sono rischiata abbastanza. Diciamo che stiamo, non dico giocando da soli, ma quasi, perché stiamo facendo tutto noi, stiamo raccogliendo le gemme, stiamo pushando noi, stiamo a fare tutto noi, raga, praticamente. Però va bene così, va bene così. Siamo andati al conto alla rovescia, ma il nostro Colt, boh, va addosso agli El Primi. Cioè, il nostro Colt è andato addosso agli El Primo. Ok, niente, continua a prendere. Ah, raga, prima si è offeso perché gli ho rubato tutte le gemme. Ma caro mio, eri morto. Che vuoi, che ti lasci le gemme lì al centro? No, non si fa così, non si fa così. Comunque, raga, 300 trofei raggiunti. Dunque, possiamo prenderci i nostri premi che ci andiamo a shoppare da soli. È molto, molto triste. Ripeto, lo so, però facciamo così. È l'unica cosa che possiamo fare invece di riscuotere i premi del cammino dei trofei. Ah, tra l'altro, abbiamo l'oro gratis, tanta roba. E andiamo a shoppare l'offerta. Ovviamente, 300 gemme, 8000 monete ed iniziano le 10 megacasse. Io vi ricordo che possiamo trovare anche
svariate abilità stellari. Sì, nonostante è un account giovincello, anche qui stiamo shoppando parecchio e di conseguenza abbiamo dei brawler già maxati, che quindi è tanta tanta roba. Ora, tutti questi altri brawler in realtà con i punti energia sono abbastanza indietro, però questo qui potrebbe essere un buon boost. Ad esempio Pocio già sta vicinissimo ai punti energia che servono per essere maxato, e per non parlare di Rosa che ne mancano meno di 60. 68 invece punti energia per Pam, altre 3 gemme. Raga, per adesso non sta andando male, non sta andando affatto male. Ah, e vi ricordo che possiamo trovare anche dei nuovi brawler, perché ci mancano ancora un mitico e due mitici e un epico. Quindi ragazzi, insomma, ci mancano ancora svariati brawler. Quindi di conseguenza possiamo trovarne tranquillamente di nuovi. 23 rosa vuol dire che possiamo maxarla, o meglio portarla a livello 9, quindi tanta roba. Anche l'El Primo è vicinissimo e soprattutto Pam ha superato i 1000 punti energia. Raga, stiamo volando anche su questo account. Anche su questo account stiamo per avere dei brawler maxati a 0 coppe. Vi dico solamente questo. Possiamo ricominciare la serie dei troll che vi è piaciuta tanto. LOL, raga. Va bene. Comunque, Pam, Penny che è sempre più vicina, Frank che in realtà ne abbiamo pochini, anche di Piper ne abbiamo pochini, e stiamo trovando parecchi Sandy, eh. E sono contento perché chiaramente prima maxiamo anche Sandy e meglio è. Spike e Corvo in realtà stanno scarseggiando, ne stiamo trovando pochini, ma per adesso adesso non possiamo lamentarci perché ci sono veramente un sacco di brawler sopra i 1000 punti energia. Tanta, tanta roba. Guardate, Penny si sta avvicinando un sacco. Oh, ecco lo Spike che si è offeso e quindi è uscito dalle box. Ed ecco anche Piper. Molto bene, anche le gemme. Andiamo ad aprire la prossima. Comunque, raga, niente nuovi brawler. Oh, sti mitici non vogliono uscire. Oh, in nessun account. Negli account in cui mancano i mitici, raga, non riesco a trovarli. È incredibile. Sono più rari dei leggendari, assurdo. Qui abbiamo tutti i leggendari che, per carità, abbiamo shoppato, abbiamo preso le offerte, bla bla bla. Però, cavolo, almeno li abbiamo tutti. Qualcuno mi sa, l'abbiamo anche trovato, tipo lo Spike in questo account l'abbiamo trovato. Comunque, non so se ci avete fatto caso, erano 6 oggetti rimasti, quindi dovrebbe essere o un nuovo brawler o un'abilità stellare. Scrivetemi sotto nei commenti se secondo voi è un'abilità stellare. Provate a indovinare anche quale. Abbiamo visto che ci manca, che possiamo trovare Bombardino, Shelly e Beryl, oppure un nuovo brawler. Scrivetemi se è mitico o epico. Vediamo un po'. Cos'è abilità stellare di Beryl? Molto bene, doppiette rapide. Tra l'altro, tra le due abilità stellari di Beryl è proprio quella che io non utilizzo. Quindi molto molto bene. Abbiamo trovato proprio la cosa peggiore. Né un nuovo brawler, né tantomeno un'abilità stellare buona. Abbiamo, tra le altre cose, con 59 gemme, 350 punti energia per qualsiasi brawler noi vogliamo. E direi di andarle a mettere ad un leggendario. Quindi o Sandy o Spike. Ecco Corvo. Quella più indietro probabilmente sì, è Corvo. Quello più indietro di tutti è Corvo. Però, regà, io direi di andarlo comunque a mettere a Sandy. Dai, è il nuovo leggendario. Siamo carucci con lui. Tra l'altro arriva a parecchi punti energia, regà. Veramente parecchi punti energia per lui. E come vi dicevo, possiamo maxare Rosa fino al livello 9. Quindi anche di lei adesso possiamo trovare le abilità stellari. Penny e del primo sono sempre più vicini e anche tutti gli altri, ragazzi. Stiamo volando anche su questo account, c'è poco da dire, veramente, ragazzi. L'unica cosa brutta di questo account, raga, è che potrò giocare solamente in Arraffa Gem, perché ripeto che per il cammino dei trofei ho un progetto molto ambizioso. Certo, dobbiamo fare parecchie coppe, che purtroppo poterle fare solo su Arraffa Gem è un po' bruttino. Devo dire anche abbastanza noioso se non lo faccio in coppia o in trio con qualcuno. Magari ci possiamo organizzare, lo faccio in live con voi, vedremo. Comunque, vi invito a lasciare un bel mi piace e ad iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi episodi, dato che, come vi faccio vedere ogni volta, ce ne saranno delle belle. Per me è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi! Che poi, tra le altre cose, purtroppo, potendo giocare solamente in Arraffa Gemme, diventa anche molto lenta la raccolta delle box enormi. Infatti, come potete vedere su questo account, non abbiamo per niente box enormi. E anche le boxettine normali, dato che ogni volta che cambia la mappa non possiamo riscuotere neanche i gettoni gratis, la vedo molto difficile poter farmare su questo account. Ripeto, non potendo prendere tutti i premi del cammino dei trofei. Ma regà, dato che a me piacciono le cose difficili e particolari, direi che un po' di sacrifici li dobbiamo fare. Quindi spero che vi piacciono tutte le serie che poi faremo su questo account. Spero che i miei sacrifici ripaghino un pochino. Chiaramente me li devo meritare poi. E niente ragazzi, ripeto, like, iscrizione e ci becchiamo domani in un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi!